Ti serve anche il secondo pezzo per giudicare. Aspetta un attimo. È fuori lui. 3, 2, 1. Eccoci qua. Ciao Davide, grazie. È un piacere essere qui nella tua bellissima cucina a cucinare questa torta con te. E piacere. Racconta tu che torta facciamo. Piacere mio, prima di tutto. Onorato di avere uno dei food blogger più bravi in Italia. Esagerato. È la verità, io lo penso veramente, te l'ho già detto, non tanto perché ti ho qua, ma perché è la verità. Provate ad andare a vedere il suo profilo Instagram e poi mi confermerete questa cosa. Facciamo una torta di fragole, ma non la classica torta di fragole che si fa di solito, ma facciamo nel tuo stile, dai. Certo, che comunque, come sai, io nasco come pasticcere, poi divento food blogger, quindi anche nel blog, nei consigli su Instagram, mi piace portare quei trucchetti, quelle tecniche che hanno quell'impronta professionale, ma poi che tradotta, raccontata in tono casalingo, quindi per le persone che comunque sono persone appassionate, certo, non lo vogliono fare di lavoro, non certo, vogliono, ma vogliono solo migliorarsi con i dolci in casa, e poi io lo propongo facendo questi dolci con comunque utensili casalinghi. Sembrerà una torta complicata, ma possiamo sembrerà, farlo. Esatto, no, in realtà diciamo che ci saranno stratificazioni, faremo tre basi, quindi neanche tante, però l'effetto sarà davvero un effetto wow, quindi una torta di fragole, useremo davvero tante fragole in sì, questa ricetta, quindi diciamo che una fragola in purezza, possiamo dire. Esatto, una fragola sotto forma di torta. Luca mi fa anche un po' paura, esagerato, te lo giuro, perché lui è come se fosse una sorta di reincarnazione, non so come dire, ho paura di quello che Davide, sto per dire, di Davide in versione però brianzola, ah, e invece io la reincarnazione di Luca in versione trentina. Tu quanti io ho tre fratelli, tu quanti fratelli anch'io hai? Ho tre fratelli. Ah, ok. Io abito a Castello, però tu quanti? Anch'io abito in un paese che si chiama Castello. Cioè, vi rendete conto? Io ho una sorella, tu quante sorelle hai? Anch'io ho una sorella. Il fratello che c'è subito dopo di te, come si chiama? Il mio Gabriele. Anche il mio Gabriele. Non farà apposta a copiarmi, eh. No, sei tu che copi me, scusa, eh. E mio papà si chiama Mario. Anche il mio si chiama Mario. Io me ne vado. Prendo la postazione della planetaria e partiamo subito. Sei, come dire, niente. E partiamo col preparare quella che è la base di questa torta. Okay. Quindi facciamo una pasta biscotto, che per intenderci è ad esempio la pasta del tronchetto di Natale, sì, dei rotoli dolci. Allora, parto verso l'albume all'interno della planetaria con la frusta, se non l'avete anche una ciotola con le fruste elettriche. Ci verso lo zucchero semolato. Facciamo partire e montiamo fino a rendere gli albumi a neve, quindi facciamo montare per circa 4-5 minuti, fino a che sarà bella soffice. Grattugiamo intanto la scorza di limone, sì, di modo che comunque andiamo ad aromatizzare. Mi raccomando, grattugiare sempre solo la parte gialla e non ma il bianco. Ma anche i muri sta cosa, esatto, per favore, eh. Perché il bianco dà amaro al nostro dolce, o comunque alla nostra preparazione, mentre la parte gialla, ricca di oli essenziali, dà il sapore e il profumo. Adesso io spengo e continuiamo il nostro procedimento, quindi a mano, senza più la planetaria. L'importante è che sia bello. Esatto, anzi, vero, facciamo vedere come deve essere, perché sì, deve essere ben montato. Come vedete, deve rimanere comunque cremoso e lucido. Ok. Procedo con i tuorli. Quindi tuorli non montati. Non montati in questo caso, quindi vado ad inserirli così. E magari poi ti setaccio le farine e ti aggiungo anche l'olio di semi. Okay? Esatto, perfetto. Qua abbiamo sia fecola che farina. Misceliamo sempre prima di aggiungerli all'impasto. Quindi ora lo versiamo in una teglia classica, quella del forno, che abbiamo unto con dell'olio, abbiamo messo una carta da forno su misura così rimane aderente, versiamo tutto il nostro composto. Forno statico 190 gradi, la inforno nel ripiano in mezzo e puntiamo circa 15 minuti, poi la controlliamo. Allora Luca, abbiamo sfornato quindi la nostra pasta biscotto. Esatto, adesso ci dedichiamo proprio alla, esatto, parte più cremosa di intanto questa che si raffredda torta. Ci concentriamo sulla parte centrale, quindi la mousse di fragole. Ok,
faccio ammorbidire un po' le fragole, ma non deve evaporare troppo il liquido, è importante questa cosa. Poi una volta che siamo arrivati ad averle cotte fino al punto giusto, sì, andiamo a rovesciarle in una caraffa con un frullatore ad immersione, le frulliamo, le facciamo diventare una purea e in una ciotola le setacciamo per togliere tutti i semini che sono magari fastidiosi, sì, e soprattutto poco estetici. Adesso qua siamo pronti, io quasi quasi la verso. Adesso questa pura la teniamo un attimo in stand by. Esatto, la usiamo dopo per preparare la mousse e ci dedichiamo prima a preparare quello che serve per avere la tortiera pronta, in cui andremo a versare la mousse, perché una volta che la nostra mousse di fragole è pronta andrà versata subito perché tenderà ad addensare in fretta e poi non prende la forma bene dello stampo. Quindi con l'aiuto di un coltellino io ho staccato la, diciamo, la nostra pasta biscotto, poi comunque sotto avevamo la carta da forno e non abbiamo fatto fatica. Vado a prendere la tortiera che poi utilizzeremo, quindi tortiera con cerniera, quindi tortiera apribile da 22 cm di diametro, prendo la base, me la metto qui di lato e vado con l'aiuto di una rotella, così facciamo un taglio netto, a copparla, quindi visto che comunque magari in casa non abbiamo degli anelli su misura per copparla direttamente un coppa biscotti più grande, andiamo a farlo così. Se qualcuno invece della tortiera da 22 c'ha quella da 24, ovviamente la differenza sostanziale del risultato non cambierà, cambierà un pochino l'altezza, di conseguenza visto che noi poi decoreremo magari anche con le fragole attorno, basterà che scegliere le fragole un attimo più piccole, perché comunque essendoci poi la tortiera più grande resta più bassa, quindi anche le fragole laterali che metteremo come decorazione meglio sceglierle un po' più basse, ma fino a 24 potete arrivare, 26 ve lo sconsiglio perché sono altrimenti resta troppo bassa e poi le punte delle fragole escono, che invece devono essere incassonate all'interno della mousse. Queste torte qua secondo me sono più belle, anche se sono più piccoline. Esatto, e un attimino più slanciate. Sì. Visto che poi noi all'interno, vedi quanta pasta ci resta, dobbiamo metterci comunque un altro inserto di questo impasto per far sì che quando la mangiamo non c'è solo lo strato sotto, abbiamo, ma lo sentiamo una parte all'interno. Esatto, più masticabile, quindi con più consistenza. Da 22 dobbiamo scegliere 4 cm in meno, quindi se sarà di 24 scegliamo magari un piatto che abbiamo in casa da 20, una tortiera. Sì. Noi da 22, quindi lo scegliamo da 18, andiamo ad appoggiarlo. Qui abbiamo proprio un piatto, no? Così possiamo scegliere un piatto, una ciotola, insomma, di questa misura. E andiamo quindi a creare un altro anello, quindi da 18, che sarà all'interno. Lo mettiamo un pochino più piccolo perché poi facendo la bordura con le fragole abbiamo meno spazio all'interno per poter farci star dentro il nostro certo, disco. Abbiamo selezionato per la decorazione qua sul lato della torta 12/13 fragole della stessa misura. Esatto, giusto? È importante che siano piccole, che abbiano la classica forma della fragola. Che sono precise. Esatto, le laviamo, le asciughiamo e poi andiamo a tagliare la metà e se necessario, che sono un po' alte, tagliamo un po' la base. Pesiamo la polvere che abbiamo preparato, così in un pentolino, così siamo già pronti anche per riscaldarla e scioglierci la gelatina. E dobbiamo ottenere 375 grammi di composto totale, quindi pari al peso della panna. Probabilmente potrebbe mancarne un po' perché durante la cottura evapora, quindi se la fate cuocere di più dovrete aggiungere più acqua, se la fate cuocere di meno acqua, e andiamo a inserire quindi, come dicevamo, acqua fino a raggiungere un peso totale di 375. Allora, il composto l'abbiamo fatto un po' intiepidire. Intiepidire. Non troppo. Non troppo, perché allora, se lo mettiamo troppo caldo ci rovinerà la panna.
ma se lo mettiamo già troppo freddo, quando questa consistenza, quella gelatina, sente il freddo della panna, diciamo che addensa subito e poi non riusciamo più a rovesciarlo nella tortiera e farlo andare negli spazi tra le fragole. Quindi adesso questo è abbastanza tiepido, noi non l'avevamo detto prima, ma ci serve una panna non eccessivamente montata ma semi montata, quindi vedete che comunque ha una consistenza ancora cremosa e non è proprio compatta come quando facciamo i riccioli, okay. E procediamo a versare quindi la parte liquida nella parte montata. Esatto. Inizio a versarne metà all'interno. Non serve bagnare la pasta biscotto perché, come noterete quando la farete, è già molto umida di suo molto questa ricetta. Sì, è umida infatti. Inizia già anche ad entrare negli spazi. Perfetto. Vado con metà delle fragole. E una volta che abbiamo coperto tutta la nostra mousse, prendiamo il disco più piccolo. Abbiamo fatto più piccolo perché con le fragole sennò non ci sarebbe stato. Andiamo a premere leggermente, così vedete che mentre premiamo ancora tutta la mousse si sposta verso l'esterno e va a riempire tutti gli spazi tra le varie fragole. Io vado a versare tutta la restante mousse fino ad assicurarmi che mi copre le punte laterali delle fragole. Vado a coprire tutte le punte, magari metto un pochino. Ok, io vado, Stiamo attenti a rimanere in centro qua perché sennò rischiamo che i cubetti di fragole vanno vicino al board, quindi... Quindi cerco di stare un po', fare una sorta di cornice, no? Di lasciare uno spazio. Questa parte qua, a differenza delle prime, dovremo premerle all'interno un pochino perché dovranno essere a livello della mousse, visto che poi dopo avremo una gelatina e non devono spuntare fuori i cubetti dalla gelatina. Riposo adesso. Sì, la mettiamo in frigorifero per 3-4 ore, così questa mousse è ancora morbida, ha modo di addensare. Nel frattempo noi prepariamo la nostra gelatina, esatto. Così quando sarà ben addensata andiamo a rovesciarla sarà sopra. Pronta. Quindi portiamo in frigorifero. Ok. La torta è là, tranquilla, tranquilla, che comincerà a sodarsi. Comincio con la cottura delle fragole. Delle fragole, esatto. Anche le facciamo qua stessa cosa, non troppo cotte. Esatto, però... No, beh, qua possiamo anche farle cuocere di modo che rimangano belle caramellate, che rimangano anche un pochino più scure. In questo okay. modo abbiamo un bel colore intenso rosso, ovviamente senza farla diventare una confettura. Ok, benone. Andiamo a integrare acqua fino ad avere un peso totale di 230 grammi, quindi in questo caso noi abbiamo ricavato 165 grammi di polpa di fragole, quindi cotta, filtrata, frullata. Chiaramente anche qua l'acqua è evaporata e quindi servirà un po' di acqua. Esatto, andiamo ad aggiungerci acqua fino ad arrivare a 230. E anche in questo caso... Mancherebbero 3 grammi, sai che sono 3 grammi. Un precisino. Ok. Abbiamo i 3 grammi di acqua, cercate di essere precisi. Bisogna entrare un po' nella tua testa per fare questa ricetta. Sì. Attenzione. Vabbè, dai, un grammo lo lasciamo in più. Un grammo in più. Lo vuoi togliere? No, lo lasciamo. E adesso andiamo a scaldarla di modo che così possiamo avere un composto bello caldo, bollente, in cui andremo a far sciogliere la colla di pesce. Allora io adesso la verso. Abbiamo fatto intiepidire, la sbattiamo leggermente e la portiamo a riposare in frigorifero per almeno un'ora. Mamma mia Luca, che spettacolo, eh? Allora, la nostra torta è pronta, bella, abbiamo fatto anche qualche passaggio, però comunque semplice, alla fine sono 3 basi, gelatina, mousse e pasta biscotto, l'abbiamo lasciata riposare anche la gelatina in frigorifero, l'abbiamo sformata nel nostro anello e pronta per essere portata in tavola. Io sono affascinato, ti giuro. Senti, la tagli tu però, non mi prendo questa responsabilità, io l'assaggio e basta. Sempre i compiti difficili, allora. Vabbè sì, ormai tu, questa qua è la tua ricetta, firmata Luke Cake, la tagli tu. Allora, giusto che... vado col primo taglio. Con permesso, eh. Vai, dimmi come se ne pensi. Sei un po' pressato. Non fare il critico, eh. Com'è? Fa schifo, questa è la verità. Buonissimo. Con la bocca piena però. Ah, ti serve anche il secondo pezzo per giudicare. Aspetta un attimo. Ve lo posso confermare, è una torta da urlo questa qua. Grazie Luca. Grazie a te Davide, è stato un piacere essere qui e allora alla prossima ricetta. Assolutamente, ci vediamo molto presto con un nuovo video. Tac tac su Luca. Per altri 2 video se non li avete ancora visti, vi consiglio poi anche di seguirlo su Instagram, anche il profilo in cui lui è più attivo. Sì, diciamo sì, esatto, dove pubblico quotidianamente, quindi potete trovare le mie ricette lì.
iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, per rimanere poi sempre aggiornati c'è sempre la campanella che basta cliccarci sopra. Mi continuo a mangiare. Poi qua invece sul blog, dove anche tu hai un blog. Esatto, quindi magari potete... qui sotto nell'info box lascio anche il tuo link. Esatto, così possono recuperare la ricetta con anche le foto dei passaggi e tutto quanto. Esattamente, ci vediamo alla prossima con un nuovo Ciao. Video. Stateci bene.